Cari amici, questo tempo di pandemia ci sta ponendo tante questioni. Soprattutto ci rendiamo conto giorno dopo giorno che le scelte da fare sono impegnative e grosse e non riguardano solo la vita di ciascuno di noi, ma della collettività. Sono scelte che non possiamo fare a partire da noi, ma c'è bisogno che chi amministra la cosa pubblica, chi governa, faccia scelte lungimiranti, coraggiose, rispettose del bene di tutti. Non è facile, lo sappiamo, il dibattito è aperto, la questione politica oggi più che mai è all'ordine del giorno a tutti i livelli, dalle amministrazioni locali al governo della nazione, ai rapporti tra gli stati, e questa responsabilità ci mette tutti in causa, perché si tratta di individuare non solo scelte per il bene, ma qual è il vero bene. Spesso ci sono conflitti di natura etica. La domanda ci interroga, ci mette in questione come credenti. Come ci dobbiamo porre? Qual è il rapporto tra la fede e la politica? Sono domande grosse, in questi giorni ancora più acute. Lasciamoci guidare dal Vangelo, che certo non ci dà la risposta immediata alle singole questioni, ma ancora una volta ci orienta verso una direzione che dobbiamo tutti tenere presente. Ecco il Vangelo di questa domenica, con la famosissima espressione di Gesù che è diventata quasi proverbiale e a volte non sempre ben capita. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Gesù risponde così a una questione seria che gli era stata posta. In realtà il Vangelo ci fa vedere le origini di questa domanda. Sono i farisei che si mettono d'accordo, tennero consiglio, perché hanno l'obiettivo di mettere non solo in difficoltà Gesù, ma di farlo cadere. Volevano coglierlo in fallo nei suoi discorsi. I farisei decidono oramai di mettere Gesù dinanzi alla sua responsabilità e contro la tradizione religiosa. E bisogna che sia lui stesso a cadere nella trappola. Ma si mettono d'accordo con gli erodiani, un partito decisamente avverso, mentre i farisei mal sopportano la presenza dei romani che hanno invaso e dominano la Palestina, gli erodiani invece hanno stabilito un qualche accordo e sono favorevoli, sono vicini all'occupante. Due fazioni opposte che insieme si alleano contro Gesù e i farisei mandano i propri discepoli da lui, nemmeno parlandogli direttamente, ma attraverso altri. Ecco il contesto che il Vangelo ci presenta, e poi sentiamo la domanda che viene posta a Gesù da questi mandati, che hanno il dovere di arrivare fino al punto più delicato, dove Gesù potrà cadere. Ecco la domanda, che per la verità è preceduta da una lunga premessa, quasi vogliano catturare la benevolenza, la simpatia di Gesù, una captatio benevolentiae, come la chiamavano gli antichi. Maestro, lo chiamano riconoscendo la sua autorità. Se maestro, ci fidiamo di te, quello che dirai sarà motivo di riflessione perché viene da una persona saggia. E poi ancora l'adulazione. Noi sappiamo che tu sei veritiero, noi sappiamo che tu insegni la verità, insegni la via di Dio secondo verità. Noi sappiamo che tu non hai soggezione di alcuno, noi sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno. È un elogio straordinario ed è bellissimo, perché corrisponde a quello che Gesù veramente è, non solo un uomo libero, un uomo che, non guarda in faccia, non diremmo dal Vangelo, Gesù guarda in faccia le persone, perché la libertà non passa sulle persone, la libertà passa attraverso di esse, ma si evidenzia la sua somma autonomia nel mettere le persone davanti alla verità.
Ecco dunque la domanda, dici il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? È una domanda che riguarda la riscossione delle tasse e il dovere di pagarle. Problema di sempre, certo, ma problema allora sentito in modo ancora più acuto, proprio perché questo tributo lo si dava ai Romani, non riconosciuti nella loro autorità, perché invasori avevano usurpato il potere. Dunque la domanda riguarda una questione specifica, il rapporto con le istituzioni. Dobbiamo osservare questa legge o no? Abbiamo sentito fin dall'inizio il tranello, Gesù qualunque risposta darà in base alla domanda è lecito o no, si schiererà con gli uni, i romani, se dirà di sì, o contro gli altri, contro il popolo, nel caso dovesse affermare che dovranno pagarlo questo tributo e quindi non essere liberati dall'oppressione. Gesù invece conosce la loro malizia e smaschera questo tranello mettendoli dinanzi alla loro ipocrisia. Ecco la prima domanda che lui pone: perché mi mettete alla prova? È una prova? È una tentazione? Non volete cercare la verità? E il primo atteggiamento di fondo davanti a lui è cercare di lasciarsi veramente guidare da lui. E poi compie un gesto, gli chiede di presentare una moneta, la moneta del tributo, che loro hanno e quindi utilizzano. E quindi sono già in contraddizione, chiedono se utilizzarlo o meno, ma usufruiscono di questa moneta, mostrano un denaro. Ed ecco la prima riflessione di Gesù, ancora con una domanda. Questa immagine sulla moneta e l'iscrizione che era dall'altra parte, di chi sono? Gesù li mette dinanzi alla prassi che stanno vivendo e alla responsabilità, certo, di Cesare. E allora ecco la risposta di Gesù che diventa questa massima importantissima. Se la moneta è di Cesare, restituite, non si tratta più di pagare o di dare qualcosa di proprio, ma restituite, rendete a Cesare quel che è di Cesare. Gesù dunque riconosce, senza entrare nelle questioni della legittimità, della usurpazione, ma questo principio di fondo, c'è da restituire quanto è stato messo a disposizione, c'è una responsabilità civile e morale che ci fa vivere insieme la vita comune per il bene di tutti. Ma Gesù aggiunge: rendete però a Dio quello che è di Dio. E così relativizza ogni potere umano e così non contrappone, come alcuni vorrebbero, Dio al potere dello Stato, al potere politico, a qualsiasi altra autorità. No, Dio non si contrappone. Dio è al di sopra di tutti. Dio entra nella nostra vita perché noi siamo l'immagine di Dio. Dio ci ricorda che nessun potere è assoluto. Dio ci mette dinanzi alla nostra responsabilità. Non possiamo utilizzare il potere per noi. Non possiamo mettere da parte alcuni privilegiando altri. Dio, insomma, ci apre alla verità di noi stessi. Ecco allora l'indicazione preziosa e forte che viene da Gesù. La nostra responsabilità così urgente, drammatica, importante in ogni momento come oggi avvertiamo deve essere vissuta alla luce di un bene superiore che è scritto nel cuore dell'uomo perché viene da Dio. Qui si fonda anche la legittimità dell'obiezione di coscienza quando siamo messi dinanzi a una responsabilità grave alla quale non possiamo venir meno. Nemmeno una legge potrà impedirci di rispettare la dignità dell'uomo. Dirà Pietro dinanzi al tribunale giudaico: bisogna obbedire a Dio prima e piuttosto che agli uomini. Ecco allora, dinanzi a questa risposta di Gesù siamo rimandati a noi stessi. Sì, a noi stessi come comunità, come famiglia, come società,
a noi stessi, uomini e donne, tutti con una dignità profonda perché figli di Dio, a noi stessi perché solo andando avanti, guardandoci negli occhi e ascoltando le esigenze degli altri, costruiremo un futuro migliore per tutti. Buona domenica allora, nel nome del Signore.